Prima che inizi il video vorrei ricordarti che sono in live tutti i giorni alle ore 15 sul mio canale Twitch, dove regalo F1 24, nuovo gioco di EA Sports, a 3 di voi. Se non hai ancora visto il video dove spiego questa cosa, vallo a vedere. Ti aspetto in live per provare a vincere una copia e anche per giocare con me ad F1 23 tutti i giorni. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Righi03. Oggi ragazzi siamo tornati in un nuovissimo episodio della carriera di F1 23 con il nostro Riccardo Bianchetti e la sua bellissima Ferrari. Siamo arrivati all'episodio numero 65. Vi ringrazio tutti del supporto che state dando a questa magnifica serie. Siamo al termine, in pratica ci mancano 3 gare. Spero di potervele portare, visto che oggi 19 maggio è veramente, siamo a pochi giorni da F1 24, quindi mi devo sbrigare a finire questa carriera, perché ovviamente dobbiamo iniziare le carriere su F1 24, cosa molto importante visto che è letteralmente la cosa che hanno aggiornato di più quest'anno su F1 24. E niente, ci daremo dentro, vediamo come finirà questa splendida carriera iniziata mesi fa con la McLaren. Adesso siamo qui con la Ferrari a contenderci sia il titolo piloti che costruttori, e vedremo. Brasile round 20, dobbiamo darci dentro, quindi andiamo subito. Eccoci qui nel quartier generale della Ferrari, abbiamo un evento reparto marketing, andiamo a vedere che cosa ci andiamo a vedere. Ah, nello scorso episodio abbiamo dato qualcosa, ci ha dato 500 fama pilota, va bene, cosa poco importante la fama del pilota in questo capitolo, che su F1 24 poi ovviamente avrà molto più incisione. Molto bene. Allora, mancano veramente pochi giorni al Gran Premio di San Paolo, quindi Brasile, insomma. Abbiamo detto che abbiamo da sviluppare molti componenti per quanto riguarda l'anno prossimo, ma che non vedremo, ragazzi. Non continueremo ovviamente questa carriera, cioè F1 24 da giocare, però io comunque i miglioramenti li faccio. Sono curioso magari di vedere che cosa succederà come si sbilancerà il tutto, le prestazioni delle macchine appunto con questo cambiamento di prestazioni a moto propulsore e resistenza. Quindi vedremo questo cambio regolamentare cosa porterà. E nulla, quindi possiamo andare già avanti in pratica. Sì, motore ok, tutto quanto ok, andiamo a vedere. Sì, prima la classifica costruttori e piloti, che non c'è bisogno neanche che mi tolgo, perché vediamo un Riccardo Bianchetti a 390 punti che sta inseguendo il titolo piloti, Norris a 323, poco dietro, che credo sia ormai l'unico contender possibile per il titolo piloti, Bottas 269 appunto, Verstappen 255, Sainz 217. Spero che scali qualche posizione della classifica, anche perché il resto ovviamente dei punti li vedete qui, il resto dei punteggi, ma quello che ci interessa di più ovviamente, quella diciamo la battaglia più tirata, è lì nelle costruttori, dove abbiamo 607 punti noi e 592 la McLaren. Quindi abbiamo ancora tanto da lavorare su classifiche costruttori. Credo che ci porteremo questa battaglia fino ad Abu Dhabi, fino al finale di questo campionato, di questa serie. Red Bull a 465, Mercedes a 201, Alpine a 139 e Aston Martin a 75. Alpine che si è ripresa in modo incredibile, direi. Andiamo, proseguiamo e nulla. Ritorno settimanali e ci siamo per il Gran Premio di San Paolo. Allora, abbiamo turno 20, stagione 3. Signori, per quanto riguarda le prestazioni dei veicoli, io credo che si siano belle che fermate ormai. Red Bull in prima posizione, pari praticamente come McLaren, neanche quasi anche noi. Alpine che si è alzata in quarta posizione in maniera incredibile, Mercedes in quinta, Aston Martin in sesta, Williams in settima, Alfa Romeo in ottava, Alfa Tauri in nona e Haas in decima. Direi normale, tutto a posto, non è cambiato. Spero che appunto questo cambio regolamentare dia un twist a questa stagione, anche se in realtà secondo me per avere un cambio regolamentare netto e avere diciamo delle belle modifiche, sarebbe stato più bello che il gioco ci avesse detto cambio regolamentare, aerodinamica e telaio, perché moto propulsione e resistenza sni a metà, resistenza non è che impatti tanto sulle prestazioni, e moto propulsore sì ovviamente, però diciamo che aerodinamica e telaio sono quelle cose che più vanno a modificare, no? Quindi che andavano perse, quindi i team si dovevano adattare. Però va bene, andiamo, turno 20. Eccoci qui, un weekend sprint incredibile, abbiamo tanti punti in palio, weekend sprint che purtroppo io odio, ragazzi. Non so voi, ma non mi dicono niente. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate della sprint race, del format sprint, perché io li odio, non ce la posso fare. Mi piacciono qualifiche, gare normali, vaffanculo. E nulla, va bene. Comunque rivalità che non avremo, penso, per queste ultime gare. Rivalità vinta 10 su 10, abbiamo vinto anche contro Verstappen. Ormai siamo addirittura d'arrivo per il titolo. Forse, non so se riusciamo a vincere il titolo in questa pista. Vedremo in questo
questo weekend di gara. Comunque andiamo a fare prove libere 1, qualifiche, e poi prove libere 2 e sprint. Quindi noi ci vediamo direttamente alle qualifiche. Ci siamo per la qualifica del Gran Premio del Brasile. Andiamo a vedere che cosa riusciremo a fare in questo Gran Premio. Andiamo ad assettare la macchina e andiamo appunto a provare e a vedere che cosa succederà in questo Grand Prix. Macchina assettata, direi che possiamo andare alla qualifica. Perdiamo veramente tanto sul dritto, guardate qua, un assetto molto carico da parte mia, infatti qua sulla questa curva andiamo subito a recuperare su Verstappen, andiamo a vedere se sul guidato riusciamo a recuperare. Guarda come riusciamo subito a recuperare su Verstappen con questo assetto carico, sicuramente avremo tanta possibilità di allungare sul sei settori guidati di Brasile. Spingi l'ers, dai, tutto per tutto, vediamo se riusciamo ad essere in pole position. Un ottimo giro e riusciamo a prendere la pole position, signori. Nonostante l'assetto molto carico, riusciamo a prendere la pole position. Molto, molto bene. Signori, andiamo a prendere la pole position. 66 millesima Max Verstappen, incredibile. Carlos Sainz terzo, benissimo. Direi che è molto buono il tutto. Va bene, va bene. Vediamo un Alpine in settima, le McLaren molto dietro. E godiamo ottava e nona posizione per McLaren. Va benissimo, va benissimo. Speriamo appunto quindi di massimizzare punti in questo Gran Premio. Signori, sprint race del Gran Premio del Brasile, ci siamo, andiamo in pole position, buono, buonissimo ovviamente, vedremo se riusciamo già a prendere dei punti di distanza a McLaren, visto che appunto sono dietro, strategia con la rossa, chili abbastanza, direi che possiamo andare con la gara sprint. Let's go, Ski! Andiamo! Ottima partenza, direi. E ottimo anche Carlos Sainz che se ne va. Bene, bene. Adesso Sainz subito attaccherà, visto la differenza appunto di carico aerodinamico. E va bene, però spero che non mi rallenti e non mi ci faccia prendere da Verstappen. Potremmo fare la stessa tattica che abbiamo fatto nell'ultimo episodio, appunto, che ci ha portato poi a prendere un po' di punti ai danni di McLaren. E credo che appunto ci proverò a fare la stessa cosa, rimanere attaccato a Carlos Sainz prendendo DRS e non facendo passare Max Verstappen da qui dietro. 6 giri questo sprint, vedremo se ci sarà qualcosa di emozionante da farvi vedere, se no taglierò fino alla fine. Abbiamo il DRS da adesso con attaccati ancora a Carlos Sainz in modo molto veemente, buono. Abbiamo anche preso il giro veloce nello scorso giro. Adesso l'importante è non dare DRS a Verstappen. Per qui dietro non diamo DRS a Verstappen, 1-1. Diamo ERS e DRS qui sul dritto per rimanere incollati a Sainz. Cerchiamo la fuga, sperando che Russell ci dia una mano attaccando Verstappen, che non sarebbe ovviamente una cosa brutta, assolutamente. Che comunque Verstappen può prendere punti, non grandissimi punti, ma va bene così. Penso che lascerò vincere Sainz a questo punto per farlo partire in prima piazza e difenderlo, visto che comunque vedo che ha del passo interessante Carlos Sainz, sicuramente ci può aiutare in gara. Rimaniamo incollati a Sainz anche per l'ultimo giro. Fugge Carlos Sainz, Verstappen credo abbia preso il DRS. Incollati a Sainz, in volata per finire questa gara. Gli lasciamo la vittoria, non lo attacchiamo.
e ci prendiamo una prima e una seconda posizione, 1-2 Ferrari per questa sprint in Brasile. Eccoci qui, benissimo, quindi Carlos Sainz che prende 8 punti, noi prendiamo 7 punti, quindi massimizziamo i primi punti, benissimo. Invece McLaren prende solo 7° e 8° posto, prendono posizioni su Esteban Ocon, quindi prendono 2 e 1 punti. Classifica che vede al momento meno 73 Norris per quanto riguarda me e meno 27 la McLaren, quindi bene, 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 andiamo a prendere altrettanti punti in gara. Signori, Gran Premio, let's go! Allora, strategia questa, va benissimo, un giro prima in teoria dovremmo boxare, carico del serbatoio, va bene. Ragazzi, io che vi devo dire, andiamo a giocarci il Gran Premio del Brasile con Sainz in prima posizione, quindi cercheremo di difenderlo e di fare più o meno la stessa gara che abbiamo fatto nella sprint, cercando di massimizzare i punti. Signori, let's go! Let's go, Ski! Sainz parte malissimo. Sainz parte malissimo. Sainz parte malissimo. Ma porca di quella ladra. Sainz parte in un male incredibile. Va in quarta posizione. Addirittura Norris terzo. E questa è una cosa bruttissima, signori. Eh no. Così però non va bene. Hamilton va a prendere la prima posizione. Non ci posso credere. Andiamo ad attaccare Lewis il prima possibile. Andiamo ad attaccare Lewis Hamilton a prendere di nuovo la leadership del Gran Premio. Occhio a Norris che attacca. E questo è purtroppo un dramma, sperando che dietro si battaglino in modo molto veemente. Modo molto buono è che Sainz la spunti tra i tre che stanno battagliando. Al momento Norris è in testa, seconda posizione. Sicuramente adesso recupereranno terreno perché comunque sono tutti lì. Riccardo Bianchetti, uno giro veloce. Occhio alle battaglie lì dietro, incredibile. Leclerc addirittura in quinta posizione con l'Aston Martin. Che classifica strana. Verstappen pure è partito male a quanto pare, perché non si vede in classifica. Qua abbiamo un problema con il cordolo. Cerchiamo di non fare danni. Scappiamo 1.7 da Lando Norris. 1.7, 1.8. Fuggire. E questo è quello che dobbiamo fare. Purtroppo Carlos Sainz è partito malissimo, perché sennò staremo parlando di un'altra gara. Assolutamente. Giro veloce di Bianchetti. Benissimo. Norris sui settori ovviamente dritti va a recuperare un sacco. 1.9 la distanza con Lando Norris. Chiama a spingere sul dritto con l'ERS, la batteria, tutto quanto, sperando che dietro si diano un'ardua battaglia. Occhio dietro che c'è qua. Vedo un Valtteri Bottas nelle retrovie con la McLaren, con problemi probabilmente. Godrei ovviamente, se fosse così. Sì, lo vedo, si sta ritirando probabilmente Valtteri Bottas lì dietro, perché eccolo appunto, arriva la segnalazione. Valtteri Bottas si ritira dalla sessione. Godiamo assolutamente, così McLaren non prende quei pochi punti che poteva prendere. Ma adesso ovviamente c'è in ballo, ci sono in ballo dei punti importanti per McLaren, che era dietro. Adesso Norris è in seconda posizione e Sainz è in quarta, cosa che ovviamente non ci agevola per niente. Due la distanza con Lando Norris. Spingo forte e cerchiamo di prendere una grossa distanza. Eccolo Valtteri Bottas ritirato qui sulla destra, benissimo. Ah, io sto catturando tutto senza cam, signori. Sono senza cam, non capisco perché. Eccoci qui tornati con la cam, non so perché, non so da quanto effettivamente mancasse. Non ho idea, però, ragazzi, mi dispiace. L'importante è che si sentiva e che si vedeva. Adesso possiamo proseguire. Ci chiamano in box, il giro numero 8. Dietro di te è 3,6 secondi. Siamo a 2.5 da Lando Norris. Adesso cerchiamo di spingere il più possibile per fare un giro diciamo,
migliore. 3 secondi sono quelli dati a Norris e adesso possiamo rientrare in box. Let's go. Andiamo a cambiare gomma. Gomma media, speriamo di trovare un buon passo anche qui e di fare un'ottima gara, di non trovarci nel traffico. E è nulla, andiamo. Sperando bene, sperando molto bene. Bene così. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Usciamo dalla pit lane in 11ª posizione dietro Oscar Piastri, in 10ª posizione con la sua Williams. Adesso cerchiamo di spingere in questo giro out. Non troppo, perché sennò la macchina ci si gira con gomma non troppo in temperatura. Eccolo Oscar Piastri preso. Anche il nostro partner di scuderia box. Eccolo qui. Richiamato dal nostro ingegnere. Piastri, spero vada in box, che si levi dalle scatole. Va Oscar Piastri, tira dritto. Adesso andiamo a prendere gli RS di Perez con gomma media. No, Tsunoda. Non è Perez. Eccolo Yuki. Andiamo a prendere anche il DRS. Sicuramente ci può aiutare un pochino. La vettura dietro di te ha appena montato gomme dure. Gomme dure per la vettura dietro. Gomme dure per Norris. Strategia molto strana. Qua andiamo a perdere del tempo su Yuki Tsunoda. Non buono. Non buono per niente. Vado all'esterno a infilarmi. Ottimo sorpasso di Bianchetti qui, veramente un ottimo sorpasso. Ok, bel sorpasso. Grazie Alex, andiamo a prendere la terza posizione. C'è Albon in seconda e Russell in prima, probabilmente dovranno boxare ancora. 3 secondi a Norris e a gomma dura. Non credo che, almeno per quanto mi riguarda, i giochi siano chiusi, visto che... siamo qua davanti, a meno che non succeda qualcosa al motore o qualsiasi cosa possa succedere, bandiere rosse, bandiere gialle, insomma, speriamo di no. Cercherò comunque di martellare fino alla fine, perché Norris sembra guadagnare con questa gomma bianca, chi lo sa, magari il McLaren si fidava di più della gomma bianca piuttosto che la gomma gialla. Hamilton passa Lando Norris e mi sta aiutando assolutamente a tenere lontano Lando, visto che stanno combattendo apparentemente, visto che perdono tantissimo tempo. E noi ne approfittiamo. Mi dispiace veramente tanto per Sainz, dove potevamo prendere dei punti interessanti andando arrivando facendo doppietta, ma anche in questa gara si è fatto beffare. Insomma, 4 secondi dati a Hamilton. Sto volando letteralmente in una maniera incredibile. Mamma mia, Riccardo Bianchetti come Verstappen nella realtà, signori. Incredibile, dominio assoluto in questo Gran Premio del Brasile. Mai in discussione la nostra prima posizione, stiamo continuando ad allungare. Allora, signori, ci stiamo approcciando all'ultimo giro. Io intanto mi sono fatto la gara molto in solitaria. 7 secondi a Hamilton, incredibile. E Sainz in terza posizione, cosa super buona. Ha preso la posizione su Norris. Quindi significa tanti punti ai danni di McLaren. Non so se significa che abbiamo vinto il mondiale, credo di no, ma ovviamente è una cosa super positiva questo weekend. Macchina super buona, anche perché Sainz ha tenuto la testa della sprint race in modo egregio, anche grazie al nostro aiuto. Noi abbiamo spinto in maniera buona, come potete vedere, cioè non ho niente da dire, la macchina ha superato le mie aspettative per questo weekend.
E niente, abbiamo gli ultimi due gran premi da fare. Oltre questo, non lo so, due, tre, non mi ricordo. Comunque, li faremo. Spero di farli più che altro, perché ovviamente, come vi dicevo, manca veramente poco a F1 a 24. E fatemi sapere se vorreste che concludesse questa questa serie, oppure fa niente e passiamo subito al 24, perché c'è possibilità che non riesco appunto a farvi uscire tutta la serie, oppure magari iniziare anche sul 24 e fino al 24, però magari vi pubblico anche la fine di questa. Ditemi voi che cosa ne pensate. Comunque, ottima gara e nulla. Incredibile per la Formula 1. Campione del mondo, signori. Campione del mondo, Riccardo Bianchetti. Purtroppo può esserci un solo vincitore. Ed eccolo qui, il nostro nuovo campione del mondo di Formula 1. Vittoria, e che vittoria! Oggi si è aggiudicato il campionato. Sono stati costanti. Perfetto, siamo stati incoronati campioni del mondo. Come vi dicevo, ce lo diceva solo il gioco. E va benissimo, ce l'abbiamo fatta, signori. Campioni del mondo per la seconda volta di fila. Riccardo Bianchetti conquista il titolo. Eccolo che abbraccia Fred Vasseur. Buonissimo, raga, un super campionato. Onestamente, non super dominato, perché comunque Norris, comunque la McLaren ci ha dato il fila da torcere. Ma sì, siamo riusciti a portarcelo a casa. Riccardo Bianchetti si conferma campione del mondo per 2 anni su 3 di questo F1 23. E nulla, ci laureiamo campioni del mondo. Andiamo a prendere tantissimi punti in questo weekend di sprint race e gara, ovviamente. Andiamo a vedere le classifiche, appunto. Ci laureiamo campioni del mondo, meno 87, infatti. Penso manchino poche gare, quindi non ci si possa più arrivare Norris. Infatti mancano 2-3 gare. 25-25-25, anche vincendo non ce la fa. Potrei ritirarmi e fare belle cose. Classifica costruttori invece, che vede McLaren possibile all'arrivo ancora. Quindi vedremo. Carlos Sainz che si avvicina a Max Verstappen. Verstappen che ha pareggiato i punti con Bottas, quindi vedremo cosa succederà. Red Bull che si è ripreso durante l'anno. E nulla, ragazzi, campioni del mondo, vedremo se appunto riusciremo a laurearci anche campioni costruttori con la Ferrari. E nulla, ditemi appunto quello che vi ho chiesto prima nei commenti. Ci sono appunto altre 3 gare da fare e sono tanti in realtà. Io non credo proprio di riuscire a registrare o di pubblicarle prima di F1 24, onestamente. Quindi raga, ditemi voi che fare. Noi ci vediamo al prossimo video. Like, commento e condivisione come al solito. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e controllate la descrizione del video per seguirmi su tutti i miei altri profili social. Importantissimo Twitch, perché sono in live tutti i giorni alle ore 15 a giocare con voi. E nulla, grazie mille a tutti. Fatemi sapere tutto quello che vi ho chiesto nel video. Noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti e ciao da Ricky.